Shooter Horse, che è di fatto un martello, non un opposto. Fate corto Calis, che la decisione di Leon poi viene chiamato in causa. Cambia il tempo d'attacco, la difesa di Vettori, ma nel campo avversario, appoggio facile per Colaci. Palla per Ter Horst, murato da Maika Christensen, che intuisce la parallela dello schiacciatore numero 5 di Perugia e lo va a chiudere per il 24-20, 4 set point per la Leo Shoes. Servo Modena. Petric è forte, Plotnicki bene in ricezione, seconda linea di Atanasievic, la difesa di Grebennikov, la via può attaccare contro il muro, tra una palla molto difficile, tocca al muro, allora c'è Perugia in attacco con Leon, stampato da Maika Christensen, messo in castigo da Maika Christensen, torna nella tua stanzetta Leon. Contro il muro, caro Wilfredo, e vai a rimettere in ordine i giocattoli, perché non si lascia così la stanza. Per cercare un break che potrebbe essere definitivo in questo secondo parziale, vi ricordiamo che Modena è avanti 1-0, 25-21, 17-11 in questo secondo set, grande battuta di Kalitz e grande risposta di Plotnicki. Ter Horst murato da Maika Christensen, mamma mia cosa sta facendo Maika Christensen, a muro in attacco nella gestione dei suoi attaccanti, straordinario Maika Christensen.